E ciao a tutti amici di YouTube, sono sempre io, Fabio, ed oggi prima di iniziare l'argomento del video dovete indovinare il titolo del mio manga o anime preferito che ho impostato come sfondo del desktop. Riuniti tutti quanti sono 16, 16 bellissimi capolavori che riguarderei loop infinito. Finora ne abbiamo visti diversi, alcuni sono estremamente intuibili, altri possono risultare davvero particolari. Perciò fatemi sapere nei commenti la vostra risposta. Chi risponde in maniera esatta verrà menzionato in questi video e se eventualmente ha un canale YouTube o un altro profilo social lo pubblicizzerò. In questo video, come nei successivi, analizzeremo nel dettaglio IOWIT, Software House, molto affermata nell'ambiente Windows, grazie a numerosi programmi per la pulizia, la deframmentazione, l'aggiornamento del PC. Oggi ne vediamo uno chiamato Uninstaller, in italiano disinstallatore. Anche se non esiste come termine nel vocabolario, è giusto per farvi capire, insomma. Essenzialmente ci consente di rimuovere completamente un programma dal sistema operativo. Più tecnicamente parlando, consente di disinstallare. Sicuramente è una valida occasione utilizzarlo per quando non riusciamo ad eliminare un software. A me a volte è capitato che tramite la classica procedura di disinstallazione l'OS si rifiutava di rimuoverlo, restituendo di conseguenza un messaggio di errore. In questo modo è possibile rimuovere il programma desiderato in tutto e per tutto, incluse le chiavi del registro. Quindi, per farvi capire meglio, oltre all'aspetto della disinstallazione forzata, rimuove ogni singolo file appartenente al programma protagonista, quindi effettua proprio una pulizia che normalmente Windows non fa. Detto questo, andiamo ad effettuare l'installazione. Non ci metterà molto, il programma pesa circa 70 MB. Una volta fatto ciò, analizziamo la schermata principale dove verranno elencati tutti i programmi installati. Per ognuno di essi l'informazione utile è il peso su disco e la data di installazione. Comoda la funzione di selezionare in simultanea i vari programmi, così si procede con un'operazione più rapida. Vediamo un pratico esempio. Inoltre, per non farci mancare nulla, il programma segnala, ogni qualvolta viene rimosso un programma attraverso una classica disinstallazione, i file che possono essere eliminati dopo tale procedura, in maniera da distruggere, passatemi il termine, il programma desiderato. Oltre a questi aspetti, abbiamo altre voci di Uninstaller, ad esempio quella riguardo il bundleware, aggiunta se non erro dalla versione 8. Per chi non conosce questo termine, lo spiego brevemente. Il bundleware è quel fenomeno che si verifica quando l'installazione di un programma porta all'installazione di altri programmi di terze parti. Per dirlo in altre parole, prendete come esempio il setup di installazione di un programma. Durante la procedura possono comparire delle inserzioni che, di default, impostano l'installazione automatica di alcuni software. Quest'ultimi spesso sono ipotetici virus che possono, nel peggiore dei casi, trasformare drasticamente il sistema operativo portando alla formattazione di esso. Chiudendo questa breve spiegazione, cosa succede in questa lista allora? Beh, è semplice, vengono introdotti tutti quei bundleware presenti nel PC. Per approfondire l'argomento vi lascio questa pagina di IOWIT dove ne parla. Andando avanti, le altre liste suddividono i programmi in base alla recente installazione, alla dimensione in ordine decrescente, quindi da quello che occupa maggiormente fino a quello che occupa poco, e alla rarità di utilizzo, un po' come su Windows XP che segnala appunto la frequenza di utilizzo. Monitor installazioni è molto utile se vogliamo trarre delle informazioni specifiche di quando abbiamo installato un determinato software.
questa è una funzione pro, però premetto, non è fondamentale, se ne può fare a meno. Vediamo un esempio con l'ultimo software installato. Come possiamo notare, ci sono delle informazioni basilari, come il nome, l'autore, la versione corrente, le chiavi presenti nel Regedit, i file complessivi essenziali per il funzionamento, la dimensione occupata su disco, la data di installazione con segnalata ora, minuto e secondo preciso, dove risiede l'eseguibile, il percorso dove si trovano tutti i file dedicati al programma ed anche la durata di installazione. Nel dettaglio poi abbiamo elencate tutte le chiavi salvate nel registro di sistema, cosa alquanto utile se ne stiamo cercando una in particolare per eventualmente rimuoverla o modificarla, ed infine possiamo esportare questi dati in un comodo TXT. La terza voce riguarda l'aggiornamento di questi programmi installati, però non scende nello specifico. Per farlo occorre eventualmente utilizzare il collega Software Updater, dove ne ho fatto una recensione. Passiamo oltre e soffermiamoci un attimo sulla lista delle toolbar e plugin presenti nei vari browser installati. In questo caso ho Chrome, la versione standard di Edge e le sue tre versioni di test, tanto per dare un'idea di questa lista, e non ho rimosso Internet Explorer, ma ormai non ha senso menzionarlo. Qui funziona allo stesso modo della schermata dei programmi, potendoli facilmente disinstallare. Attenzione però, ci sono anche le estensioni, gli add-ons, e questi li avete quasi di certo installati direttamente voi, perciò fate attenzione a selezionare. C'è una differenza tra questi e i plugin. Non è però qui l'ambiente giusto per spiegarlo. Comunque, all'interno di questa voce ci sono tre categorie che corrispondono ai browser installati, in maniera da velocizzare come al solito la ricerca. Oh, finalmente abbiamo anche la controparte app e giochi del Microsoft Store. Proviamo a disinstallare l'app dedicata al canale YouTube. Se non l'avete ancora fatto, installatela, mi raccomando. Come ultima voce, che si trova in qualsiasi programma targato IoBit, abbiamo il centrazioni. Come ultima cosa vediamo le impostazioni, giusto per vedere se occorre correggere qualcosa in base alle vostre esigenze. Allora, tanto per incominciare, l'interfaccia è personalizzabile come tutti i programmi di questa azienda, naturalmente sono aspetti molto soggettivi. In generale, per velocizzare il processo di disinstallazione, consiglio di spuntare la prima voce, ovvero elimina automaticamente i file residui dopo la scansione. Io dico di attivare anche la terza voce, però è disponibile solo in versione Pro, raccomando. Metodo di aggiornamento si lascia com'è di default. Anche in notifiche la situazione è soggettiva, io personalmente disattivo il rilevamento di una disinstallazione in corso, tanto me ne accorgerei, mi pare ovvio, e disattiverei anche l'avviso per quando lo spazio è in esaurimento, tanto per anch'esso lo sapremo senza dubbi. Infine la lista bianca dei bundleware, se eventualmente ci sono elementi da ignorare o meno. Bene, per questo argomento è tutto. Un consiglio che posso darvi è di installare Uninstaller specialmente quando trovate difficoltà nel rimuovere un programma, come anticipato ad inizio video. Inoltre, se non possedete altri software di pulizia come CCleaner o il collega Advanced System Care, questo strumento fa il caso vostro, perché così potete rimuovere tutta la sporcizia che un programma disinstallato può lasciare. Non ci sono particolari richieste da parte mia sull'implementazione di nuove funzionalità, penso che l'applicativo sia già completo di suo. In base alla descrizione trovate il link per scaricarlo, anche poi links che rimandano ad altri video o articoli, così giusto se volete approfondire, e noi ci vediamo ad un prossimo video.